Matteo Rovere, regista e produttore del Primo Re. Beh, insomma, non è male essere qui, no? All'annuncio ufficiale delle candidature per i Nastri d'Argento 2019. Beh, intanto voglio sapere tutto di che cosa stai provando in questo momento e in generale in questo periodo assolutamente d'oro e meno male della tua carriera. No, grazie, sono contentissimo. Il film è stato avventuroso, difficile, però mi ha reso molto contento perché ho trovato un gruppo di amici e di amiche bellissime che mi hanno aiutato a farlo, insomma è stata un'esperienza umanamente molto, molto bella, devo dire. E poi tanti riconoscimenti, è andato bene, tante vendite all'estero, insomma con il Primo Re spero che piano piano anche cerchiamo un po' di dimostrare che si possono fare anche film un po' originali, un po' particolari, un po' diversi, e quello insomma mi rende felice. C'è chi ha scritto: ha ragione che hai risdoganato il genere epico in Italia. Grazie, sono contento, no? Nel senso, sono contento, il film è un tipo di film che qualche anno fa si faceva in Italia, era molto usuale, e adesso è un po' più difficile, però invece bisogna tornare. Tra l'altro ti dico una cosa che non sa nessuno, non ti dico il titolo, ma ho in preparazione per l'anno prossimo un altro film che spero di riuscire a fare, anche qui sorprendente. Senti, ci vuoi salutare in proto latino? Se mi dai un tempo, sì, vabbè, ti posso dire, diciamo, direi agite, che vuol dire e dai. Ho capito, mi hai detto una cosa brutta, però va bene lo stesso, ti vogliamo bene lo stesso, caro il nostro Matteo Rovere, tifiamo per te, quindi speriamo di vederti assolutamente a Taormina. Speriamo. In bocca al lupo per tutti i tuoi splendidi progetti. Crepi. A prestissimo. Grazie a tutto il sindacato dei giornalisti che insomma fa un lavoro bellissimo ogni anno per promuovere un po' l'industria, ce n'è bisogno, davvero, grazie. Grazie a tutti e grazie soprattutto a te che saluterai, se ti va, i lettori di Opti Magazine. Allora, un saluto ai lettori di Opti Magazine da Matteo Rovere.